il consigliere Desidè Iovviero che ha curato un po' più tutta l'organizzazione. Grazie. La parola al sindaco di Sorrento. Buongiorno a tutti e benvenuti nel nostro teatro comunale. Ringrazio Don Antonio Accarino per l'introduzione, mi associo ai ringraziamenti al nostro consigliere Desiderio Vero per lo sforzo organizzativo prodotto in queste settimane per ospitare questa manifestazione. Come diceva Don Antonio Accarino, oggi noi omaggiamo il ricordo di coloro i quali hanno patito le conseguenze della nostra libertà. Grazie anche al loro sacrificio, grazie al sacrificio di tanti, l'Italia è una repubblica fondata sulle libertà individuali. Oggi noi abbiamo strutturato una giornata di celebrazioni che sono partite questa mattina con lo scoprimento del più antico stemma marmoreo della città di Sorrento. Proseguono con questo momento importante perché ci siamo trovati qualche mese fa in prefettura per il conferimento della medaglia d'oro alla memoria dei nostri concittadini deportati ed internati nei campi di concentramento. Abbiamo voluto replicare sul suggerimento del cavaliere Michele Gargiulo perché crediamo sia giusto che la città, il nostro territorio, tributi il giusto omaggio alla memoria di queste persone che hanno, come dicevo prima, contribuito a rendere libera la nostra società. 75 anni di Repubblica ci portano indietro al primo suffragio universale, alla scelta tra monarchia e Repubblica, appunto, alla prima votazione che ha visto partecipare le donne, che vedo presenti in buon numero in sala, probabilmente anche per rivendicare in qualche modo la conquista di un diritto che oggi diamo per scontato, come diamo per scontate tante cose, e se ci possiamo permettere di darle per scontate perché qualcuno ha lottato per concederci queste conquiste, e ovviamente ricordiamo e omaggiamo tutti coloro i quali si sono spesi affinché questo paese sia una repubblica fondata sulla libertà. Ringrazio i sindaci della penisola, le amministrazioni della penisola che sono qui con me questa mattina, segno ulteriore della compattezza del nostro territorio. Oggi per noi è un giorno particolare, è il 2 giugno, ma è anche un periodo particolare. Veniamo fuori da un momento storico doloroso, segnato dalla pandemia e dalla privazione della nostra libertà. Forse per la prima volta nella nostra vita abbiamo sperimentato una seppur parziale privazione della libertà. E questo forse ci riporta con la memoria in quegli anni, quando purtroppo era frequente e soprattutto era riconducibile ad altre cause, la privazione di talune libertà. È un momento di rinascita, la città è viva, ci sono i primi turisti che tornano nelle nostre strade. È un momento in cui ci sentiamo tutti di poter essere ottimisti. È un momento che ci siamo anche guadagnati grazie ai sacrifici, al lavoro che abbiamo fatto in questi mesi e ci auguriamo tutti di raccogliere i frutti di questo lavoro nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
continuare a godere di una ritrovata libertà. Grazie e buon proseguimento. Il sindaco di Vicenza vuole fare un saluto. Andrea Buonocore, sindaco di Vicenza. Stamattina, sebbene il giorno festivo, stiamo qui insieme a voi per rendere più bella e più solenne questa giornata. Una cosa è celebrare la festa della Repubblica, una cosa è celebrare la festa della Liberazione, giusto per sentito dire o perché ce lo dice il calendario, e una cosa invece è celebrarla con le ferite che si riaprono. Ogni volta che noi celebriamo questi momenti solenni, si riaprono delle ferite, perché dietro quello che noi oggi viviamo, dietro la libertà, dietro la Repubblica, c'è stato sangue e sofferenza. Sono state conquiste dolorose che sono passate attraverso il sacrificio necessario e indispensabile di vite umane, non di vite che stanno al di là delle Alpi, ma che hanno vissuto, che hanno abitato, che hanno solcato le nostre terre, le nostre famiglie, le nostre comunità. La vostra presenza qui stamattina testimonia il ricordo di una presenza che è ancora viva. Quando a Vico abbiamo vissuto qualche mese fa la consegna in modo un po' più ufficiale, perché le norme Covid lo hanno impedito in prefettura, hanno impedito una presenza numerosa, come è giusto che sia, ho tenuto a dire, e ci tengo qui a ribadirlo, che l'uomo, quello che è stato capace di farlo una volta, è capace di farlo sempre. Queste cerimonie vengono a ricordarci che purtroppo il rischio di certi ritorni, perché i 75 anni sono pochi rispetto ad una generazione di sofferenze e di conquiste, sono veramente pochi. Allora noi siamo qui per ribadire che la Repubblica è stata una scelta, ma che è un modo di vivere, che la festa della Liberazione è un ricordo, perché segna veramente l'impegno di ciascuno di noi. E allora stiamo qui come sindaci, come amministrazioni, vicino a voi. Ringrazio Michele per il suo impegno, per il suo infaticabile impegno nel testimoniare soprattutto alle giovani generazioni che questi valori che noi oggi viviamo e testimoniamo vanno capiti, compresi, testimoniati, ma soprattutto difesi. L'Italia è una repubblica con la responsabilità quotidiana di ciascuno di noi. L'Italia è libera con la testimonianza di fedeltà di ciascuno di noi, perché mai si debbano riscrivere certe pagine che non sono lontane nella storia, ma che vivono ancora in tante realtà lontane e vicine a noi. Allora l'Italia è una repubblica con il dovere di testimoniarlo quotidianamente. Diceva bene Massimo, quando noi quest'anno, per un attimo, rispetto a quello che hanno vissuto i nostri genitori, i nostri padri, i nostri nonni, abbiamo fatto esperienza di essere relegati nelle case, abbiamo avuto paura di un nemico invisibile che ha messo tutti quanti spalle al muro in ginocchio. Oggi, per fortuna, i primi segnali di sacrifici finalmente vedono il risultato. Ci auguriamo per noi, per le nostre famiglie, che possa veramente questa festa della Repubblica del 2021 segnare l'inizio di un percorso nuovo. Basta riportare il ricordo al 2 giugno dell'anno scorso, basta riportare il ricordo a qualcosa che abbiamo già vissuto. Ecco, ogni volta che però celebriamo queste ricorrenze, vogliamo anche ricordare tutte le vittime innocenti che si aggiungono a questo elenco interminabile che nell'ultimo anno ha segnato un sacrificio in termini di vite umane, fuori da ogni logica e lontano da ogni aspettativa. Grazie.
Grazie. Il sindaco di Piano Isoletto, Vincenzo Iaccarino. Buongiorno a tutti. È bello stare qui questa mattina, giorno della festa della Repubblica, insieme a tutti voi. Saluto i familiari delle persone che oggi andiamo a ricordare, che hanno sofferto in un periodo storico difficile, uno dei più brutti della nostra storia. Grazie al sacrificio di tanti che hanno perso la vita in quel periodo, noi oggi siamo dei cittadini liberi, un paese democratico, e dobbiamo difendere a tutti i costi questa libertà che è costato tanto sangue e tanta sofferenza. Il fatto stesso che oggi siamo qui insieme tutte le amministrazioni della penisola è un valore importante e un segnale anche forte che vi diamo, perché solo la compattezza e le unioni di tutte le comunità ci permetteranno di difendere questa libertà, di lavorare insieme, di risolvere i problemi che ci saranno come ci sono stati in quest'ultimo periodo, problemi difficili, veramente nessuno di noi pensava di trovarsi in questa situazione, di camminare con le mascherine, di stare così dentro, eppure insieme ne stiamo uscendo. Quella la forza e la verità, l'unità, lavorare insieme. Io per questo voglio ringraziare perché non bisogna dimenticare il passato, la memoria è un valore fondamentale di ognuno di noi, ricordare il passato, trasmetterlo alle nuove generazioni. Voglio ringraziare l'Associazione Combattenti e Reduci della Penisola Sorrentina, la persona del signor Michele Gargiulo, tutti quelli che hanno collaborato affinché ci fosse questo evento oggi, che ricorda, diciamo, tutti i deportati della Penisola Sorrentina. Ecco, iniziamo a ragionare, diciamo, come Penisola Sorrentina insieme, anche in queste manifestazioni, soprattutto, dico, in queste manifestazioni. Quindi un saluto alle autorità civili e militari presenti, un saluto a voi e dobbiamo andare e continuare su questa strada. Uniti possiamo veramente sconfiggere qualsiasi, in questo momento dico virus, qualsiasi, possiamo superare qualsiasi problema. Però ecco, non dobbiamo perdere di vista questo fatto. Dobbiamo essere uniti, nessuna polemica, i problemi si risolvono, le comunità devono essere unite. Quindi l'unione ci fa sicuramente ci farà sempre più forti. Giovanna Staiano, vice sindaco di Massa Lorenzo, prego. Buongiorno a tutti, un saluto dalla comunità di Massa Lorenzo da parte del sindaco. Mi scuso per il ritardo, ma ho appena fatto il vaccino e ero stata convocata per le 10:30, quindi sono una neovaccinata con piacere e con entusiasmo, posso dire, anzi, invito a tutti a procedere per questa strada perché, come diceva il sindaco Coppola, effettivamente stiamo vedendo dei segnali di ripresa importanti e quindi in questo tutti dobbiamo essere uniti e auspicarci dei momenti migliori. Vi porto i saluti del sindaco Lorenzo Balluccelli, il quale purtroppo era impegnato in un altro impegno istituzionale su Massa Lubrense. Sono felice di poter rappresentare la comunità massese, vedo tanti massesi presenti che saluto e che oggi avranno questo meritato riconoscimento. Rischio purtroppo di ripetermi perché le cose che sono state dette dai sindaci che mi hanno preceduto, condivido pienamente le cose che sono state dette e che sposo in pieno. Oggi noi istituzione abbiamo l'obbligo di ricordare, ma non di ricordare quel semplice giorno e di circoscrivere tutto a quella giornata. Il nostro obbligo istituzionale è soprattutto quello di ricordare 365 giorni all'anno, di farlo soprattutto con le nuove generazioni, perché oggi abbiamo dei testimoni importanti che continuano in questa opera di trasmissione soprattutto di memoria storica, così come Donato che diceva che non è nessuno, ma invece è tanto, perché lui sta facendo tanto per l'intera comunità, per l'intera penisola sorrentina affinché il
il sacrificio, il tributo dato da tanti cittadini affinché oggi possiamo considerarci degli uomini liberi venga trasmesso soprattutto alle future generazioni, perché il rischio è soprattutto quello. Fin quando abbiamo persone come Michele, come Donato, che ci aiutano in questo lavoro, ci sentiamo abbastanza risollevati, ma tra tanti anni, quando non avremo più persone che manterranno vivo questo ricordo, per questo abbiamo l'obbligo di piantare questi semini, di riuscire in qualche modo a trasmettere alle nuove generazioni la necessità di ricordare affinché gli errori del passato non si ripetano. La libertà è un diritto fondamentale di cui assolutamente nessuno deve poter fare a meno, e la democrazia non è mai così scontata come si ci aspetta. Quando si pensa di vivere in un paese democratico, il rischio di perdere quella libertà e quella democrazia è sempre dietro l'angolo, quindi bisogna sempre mantenere ferma l'attenzione, essere vigili nella conservazione dei diritti dell'uomo. Sono felice che sia stato fatto anche un accenno da parte del sindaco Coppola al riconoscimento del diritto al voto alle donne. Sono conquiste che sembrano scontate, che sembrano appartenere al passato, invece se pensiamo che è accaduto soltanto 75 anni fa, mi sembra veramente poco, a dire la verità. E quindi mi auguro che siano conquiste che si mantengano, si rispettino, ma che possano in qualche modo attuarsi anche negli altri popoli, dove c'è ancora tanta sopraffazione e poco riconoscimento per il diritto e le varie opportunità, per il diritto alle donne al voto e anche ad altri diritti, da quelli più banali come quello anche di condurre un'auto, e sappiamo le battaglie che vengono condotte in altri paesi. Quindi io auspico che insieme possiamo lavorare. Come Penisola Sorrentina, io mi complimento con tutti i sindaci per il grandissimo lavoro di squadra che è stato fatto nel periodo del Covid. Forse ci ha messo un po' in discussione come istituzioni e ci ha veramente dimostrato che l'unione fa la forza e permette di conseguire risultati importanti e significativi. Quindi prendiamo questo elemento positivo che da questa pandemia e da questa esperienza così negativa abbiamo imparato e portiamolo in tante altre esperienze, in tanti altri modi di agire affinché possiamo effettivamente riscattarci ed essere comunque una comunità solidale e che possa essere di esempio per il mondo intero. Grazie. Grazie, professore. Prima di passare la parola a Michele Gaciò, con il quale abbiamo collaborato, istruito e fatto le richieste per la concessione delle medaglie d'onore per gli internati nei campi di concentramento nazisti. Vorrei chiamare un momento Desiree solo per un saluto, che ha fatto uno sforzo per questa organizzazione. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere qui, è bello vedere tante persone qui presenti in sala, finalmente abbiamo l'occasione di vederci da vicino e di rincontrarci in questo storico teatro di Sorrento. Ringrazio i sindaci che sono intervenuti, hanno mostrato la loro sensibilità a questo argomento, Don Andrea Carino e soprattutto Michele Gargiulo, che è tanto attento a queste tematiche. Infatti sotto suo stimolo abbiamo iniziato ad organizzare questo evento e l'abbiamo voluto far coincidere con la ricorrenza del 2 giugno, la festa della Repubblica. È un anniversario importante, sono 75 anni dal voto in cui si scelse con il referendum la monarchia o la Repubblica. È un anniversario ancora di più importante perché ricorda il suffragio universale sia passivo che attivo, nel senso che in quell'occasione si poté anche eleggere per i consigli comunali una rappresentante femminile. Il ricordo di questi diritti, di queste libertà costituzionali è presente in questa cerimonia, in cui si fa menzione delle origini di queste libertà, di quanta sofferenza, di quanto dolore si ha alle spalle nel riconoscimento di queste grandissime libertà che noi tutti quanti ci troviamo a godere oggi quasi inconsapevolmente. E quindi ringrazio ancora tutti per essere intervenuti e diamo la parola a
Michele Gargiulo e a Donato Gaccarino per proseguire con la nostra manifestazione. Grazie. Cari concittadini, egregi signori sindaci, oggi 2 giugno festeggiamo il 75 anniversario dell'avvento della nostra Repubblica, nata anche dal sacrificio di tanti giovani che partirono per la guerra, credendo in ideale di libertà e pace. Di cuore ringrazio i signori sindaci dei 6 comuni della Venezia Sorrentina che con grande sensibilità e disposizione hanno accolto il mio invito a fare